Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella. Oggi faccio la mia nuova recensione didattica. Le mie sono sempre recensioni didattiche, quindi sono finalizzate soprattutto al lavoro a scuola, ad aiutare insomma chi fa il lavoro a scuola di studiare, gli studenti, o di insegnare, i docenti. L'autore Giuseppe Catozzella è uno scrittore, giornalista e docente di letteratura italiana. Ha scritto Alveare nel 2011, poi ripubblicato comunque nel 2014, in cui denuncia l'infiltrarsi dell''ndrangheta a Milano. Non dirmi che hai paura, che è il libro che stiamo appunto per introdurre, stiamo per introdurre alla lettura di questo libro, vincitore del premio Strega Giovani, pubblicato per Feltrinelli nel 2014, che è diventato un successo editoriale. Il grande futuro, pubblicato, altro romanzo pubblicato per Feltrinelli nel 2016. Abbiamo scelto di recensire, insomma, di invitare alla lettura di questo libro perché, come dice Henry De Luca, è un libro capace di raccontare la più grande epopea del nostro tempo, che è l'epopea di chi anzitutto coltiva dei sogni, sogni di pace, sogni di fratellanza fra i popoli, sogni di sport, ed è l'epopea anche di chi sogna di cambiare la società, insomma, il suo modo di vivere, di vivere più libero, ad esempio in uno dei paesi dove c'è la democrazia e dove non c'è la pace, come il nostro proprio, come l'Italia, quindi ad esempio è l'epopea dei migranti. Il titolo. A un certo punto nel testo, diciamo che l'autore spiega anche il motivo per cui ha dato questo titolo alla storia di Samia. Dice infatti Ali, che è il suo amico: "Non devi mai dire che hai paura, piccola Samia, mai, altrimenti le cose di cui hai paura si credono grandi e pensano di poterti vincere." È una bella lezione per tutti noi. Quindi questo che scrive, insomma, Catozzella. Non devi mai aver paura. Quindi, caro alunno, anche tu, insomma, caro lettore, altrimenti le cose di cui hai paura si credono grandi e pensano di poterti vincere. Anche la vicenda, diciamo, umana di Giuseppe Catozzella è la dimostrazione di questo. Lui è un tipo che non ha avuto paura di dire la verità, di dire certe cose piuttosto scomode, ad esempio che accadono nell'Italia del nostro tempo, e quindi l'ha fatto senza paura delle ripercussioni o delle reazioni, insomma, da parte di chi è stato denunciato, insomma, dai suoi libri. Altrimenti le cose di cui hai paura si credono grandi e pensano di poterti vincere. È una lezione che vale quindi anche come una lezione di legalità, di lotta all''ndrangheta in questo caso, ma anche alla mafia, alla camorra in generale, alla malavita fondata sul coraggio. Ma ritorniamo alla nostra storia. La nostra storia è una storia vera. L'autore l'ha conosciuta dalla sorella di Samia, che vive insomma nel nord Europa, e ha preso da lei la sua storia e l'ha messa per iscritto. Samia è nata a Mogadiscio in Somalia nel 1991. E sulla scorta di questo racconto, dell'emozione provata, insomma, dalla conoscenza di questa storia, è venuta voglia a Giuseppe Catozzella di scriverla, di raccontarla, di farcela conoscere, farla conoscere a tutti noi, a tutti i 500 mila lettori che hanno comprato ad esempio questo libro. E allora l'ha scritta, ha iniziato a scrivere, l'ha spiegato in una sua intervista, rimando a queste sue interviste anche su YouTube per approfondimenti su questo libro, insomma. Ha deciso di, come dire, ha provato a scriverla in terza persona, poi però ha deciso di narrarla in prima persona, assumendo il punto di vista di Samia, aiutandoci così a immedesimarci maggiormente in lei, nella sua storia, nella sua vicenda. Purtroppo non è stata una vita facile, nel senso che Samia sin da giovane, per esempio, coltivava il sogno di fare l'atleta, ma la famiglia la ostacolava per motivazioni religiose.
Il clima di tensione del paese oltretutto non l'ha aiutata. Infatti Samia, per esempio, non riesce a fare il bagno sulla spiaggia di Mogadiscio perché i militari glielo impediscono dal momento che è in corso una guerra civile in Somalia. E a questo proposito scrive Catozzella nel libro: se c'erano delle regole che lo spiegavano, l'universo non poteva essere così malvagio. Forse un giorno saremmo arrivati a scoprire le leggi che portavano gli uomini a fare la guerra, e quel giorno l'avremmo cancellata per sempre. Sarebbe stato il giorno più bello della storia dell'umanità. Ecco, purtroppo, come vedete, l'utilizzo del condizionale, al passato soprattutto, ci fa capire che è un sogno, purtroppo ancora non realizzabile, non facile, insomma, da realizzare, quello di cancellare la guerra per sempre dalla storia dell'uomo. C'è però un elemento molto molto positivo nella vicenda, nella giovinezza di Samia, ed è l'amicizia con Ali, suo amico del cuore, confidente ed allenatore. A un certo punto scrive Catozzella nel libro: conosci qualcuno per una vita e c'è sempre un momento esatto a partire dal quale, se per te è una persona importante, da lì in poi sarà sorella o fratello. Quindi certe volte ci sono dei legami più forti addirittura anche di quelli familiari. Finalmente Samia, grazie ai suoi sforzi, riesce a coronare il suo sogno, a partecipare alla batteria dei 200 metri alle Olimpiadi di Pechino 2008. Certamente però la corsa veloce è un'attività sportiva, una pratica che presuppone non solo l'allenamento, nel caso di Samia, ma presuppone anche un certo tipo di alimentazione che lei non poteva assolutamente permettersi a Mogadiscio. Questo è il motivo per cui lei viene staccata dalle sue avversarie nel corso di questa batteria e quindi arriva al traguardo secondi e secondi dopo le altre atlete. Tutto questo però non porta il pubblico, appunto, di Pechino a deriderla per la prestazione sportiva non all'altezza, diciamo così, delle altre atlete. Anzi, gli ultimi passi della corsa di Samia sono contornati da uno sfondo di applausi, insomma, da parte del pubblico, che vede in lei l'incarnazione dello spirito di chi vuole gareggiare appunto per realizzare un sogno e per il semplice motivo di, insomma, di partecipare. Ecco. Adesso arriveremo, insomma, a riflettere ancora alla fine su questo. Prima di questo però vorrei dirvi che adesso sto per dirvi in sostanza come prosegue e poi come si conclude il libro. Pertanto vi chiedo se per caso state utilizzando questa recensione per invogliarvi, insomma, alla lettura, vi prego magari di ritornarci dopo aver finito di leggere il libro, altrimenti con le prossime slide vi rovinerei un po' il gusto della lettura. Siete pronti allora adesso? Tutti gli altri? Per tutti gli altri possiamo andare avanti e dire qual è la conclusione. 4 anni dopo, quindi nel 2012, in vista delle Olimpiadi, per esempio di Londra, Samia decide di emigrare in Italia per coltivare il suo sogno di sempre, cioè vincere le Olimpiadi e vincere davvero stavolta. Sì, perché prima stavamo parlando della famosa frase di Pierre de Coubertin: l'importante è partecipare, non è vincere, ma partecipare. In realtà Samia aveva proprio voglia di vincere queste Olimpiadi e quindi dice: qua nel mio paese sicuramente non posso, non ho le condizioni, insomma, per poter realizzare questo sogno. Devo andare in Europa, in Italia, ad esempio. Ma purtroppo nel corso del travagliato viaggio decide di buttarsi in mare per raggiungere le cime di una barca italiana, ma non ci riesce e affoga. Sorte simile, ahimè, a quella di tantissimi migranti come lei, ai suoi tempi, e quindi e anche ai nostri tempi, ahimè.
Si tratta di una strage che, di fronte alla quale non possiamo rimanere indifferenti. Infatti, come ultima slide vi propongo questa, cioè una specie di sintesi su cosa ci insegna questa storia, la lettura, lo studio del libro Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella. 1. Ci insegna a coltivare i nostri sogni con tenacia, senza farci frenare dalle avversità. 2. A deplorare la guerra e le costrizioni familiari, che sono state le avversità contro le quali si è trovata a combattere Samia. 3. A praticare l'amicizia vera, come quella di Samia per Ali e di Ali per Samia. 4. A diffondere lo spirito olimpico originario di De Coubertin, a prescindere dal fatto che lei comunque volesse vincere. Ed era magari anche comunque, insomma, lo so, magari delusa da quella eliminazione in batteria ai 200 metri delle Olimpiadi di Pechino, sta di fatto che lei è diventata un simbolo. Ecco perché all'inizio anche Henri De Luca parlava di epopea. È diventata un simbolo, un eroe dei nostri tempi. È quello che incarna proprio, ad esempio, dicevamo, lo spirito di De Coubertin. Infine, per ultima, ma non per ultima dal punto di vista insomma, dei valori, questa storia ci insegna a non dimenticare le tragedie che avvengono vicino alle nostre coste, a non dimenticarci insomma, del fatto che ci sono tante persone che hanno meno di noi, che noi abbiamo molto più di loro, siamo stati fortunati sicuramente, e che queste persone sono disposte a tutto per, come dire, per poter venire a vivere nel nostro paese, e quindi dobbiamo imparare tanto da questo, e quindi imparare da questo anche a non denigrarli una volta che giungono nel nostro paese.